Posso andare? Io rimango qua. Siamo qui su Telerompo come solito, siamo davanti a Montecitorio per fare le nostre interviste sulla questione del lavoro. Scusi, sto girando. Ah sì, Destre e Borini promossi. Sì, sì, perché se frega del Destre e Borini. Destre e Borini promossi. Porti pazienza, stiamo lavorando, guardi. No? Destre e Borini, scusami. Ma chi sono questi qua? Scusami, ma il presidenzialismo alla francese contro Destre e Borini non c'è. Beh, Destre e Borini, mi rendo conto che effettivamente è una questione politica che deve essere affrontata. Sì. Grazie. Ah, scusa, adesso non ho più un lavoro. Grazie. Io rimango qua, seduto in questo bar. Un uomo a metà, nell'odore di città. Ah bene, allora siamo qui davanti a Montecitorio per fare le nostre interviste di rito, per sentire i pareri delle persone sulla questione del lavoro. Oggi è uscito un interessante articolo su Repubblica. E ma porca miseria, ma dai a tutto, ma chi è sto qua? Pronto? Ma quello che non c'era fino a poco fa. Pensavo proprio a te. C'è un Baldo giovane? Piacere, Telerompo. Scusa se ti do l'altra mano, ma cosa vuoi? Qui siamo un po' precari. E senti, va al microfono, sì, va al microfono. Che ne pensi della situazione del lavoro in Italia? Fa schifo. L'ottimismo deve sempre sostenerci in queste cose. Che non credi più in me, che non sono più il tuo re. Non ho più un lavoro, non ho più decoro, giorno per giorno mi spengo, ormai non ti tengo più, ho solo paura che è finita l'avventura. Allora, siamo qui però per parlare già del lavoro, di quella che è una dimensione che vi riguarderà. Allora, innanzitutto una domanda, volete andare all'università? Sì, sì, certo, assolutamente sì. Facciamo i migliori auguri allora a questi ragazzi. Sono ancora disoccupato, un lavoro non l'ho ancora trovato. Intanto tempo passa e tu ormai non mi parli più. Stiamo facendo un'inchiesta sul lavoro. Ecco, abbiamo qui due signori che gentilmente vogliono rispondere alle nostre domande. Lavoro, 8 miliardi per i giovani. Sembra che il governo sia intenzionato a stanziare questi 8 miliardi di euro, che non sono bruscolini, per i giovani, per incentivare e finanziare l'occupazione giovanile. Io spero che arrivino. A che cosa poi serviranno, come li useranno, non lo so. Penso che dovrebbero proprio arrivare, perché è ora di far entrare i giovani nel mondo del lavoro. La, 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 la. Lo vuoi il lavoro, ce l'hai. Sono stanco di sentire le cazzate oramai. Posso domandarle che attività svolge? Sono un insegnante. Un insegnante. Allora a questo punto anche una battuta sulla scuola, mi permette. No, vabbè, un insegnante che crede ancora nella scuola. Lo vuoi il lavoro, ce l'hai. Sono stanco di sentire le cazzate oramai. Lo vuoi, ce l'hai, lo vuoi, ce l'hai. Sono stanco di sentire le cazzate oramai. Siamo sempre qui a Roma, davanti a Montecitorio. Stiamo... Stiamo, sì. Taglia, taglia. La, 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 la. E dai.